Scusi, lei che lavoro fa per permettersi un attico qui in San Babila? Io al massimo posso fare le pulizie là dentro, capito? Stai zitto, cretino. Ragazzi, buongiorno. Riccardo ha comprato casa proprio. Sì, là. Un cazzo. Due piani, gli un ultimi cazzo. Due. E ha comprato me come suo colfer. Colf. E perché colfer? Colf e basta. Perché io ho detto colfer? Che cazzo ne so io? Ragazzi, abbiamo appena finito di sgarrare da Five Guys, ma siccome vogliamo registrare un altro video a tematica cibo, sembra New York. Sembra veramente New York. Grigio, come, no, questo qui comunque sì. Cosa? È uno sgarro, ma vale come sette sgarri. Ma stai quello zitto. Che stiamo per fare. Ah, ok. Vabbè, ma uno sgarro, in uno sgarro tu puoi mangiare quel cazzo che vuoi. Noi non esagereremo. No. Infatti, oggi, ragazzi, vi portiamo in un posto che conosciamo già. Sì. Perché una volta, da fatti quali eravamo, sinceramente, bisogna dirlo, schimicavamo alle 2 del mattino. Esatto. Perché questo posto qui originariamente era aperto solo di notte, dalle 8 alle 3, alle 2. Sì, alle 2. Per i veri schimicatori come noi. E quando avevamo voglia di dolce, ma quella voglia proprio che ti perseguita, si chiama Mergellina Bakery. Arriva da Napoli, giusto? Da Napoli, sì. Sì, perché Mergellina da Napoli. Ed è una pasticceria che però fa bomboloni croissant, ciambelloni. Sì, ciambelloni, di tutte queste cose qui, ma ripiene farcite e farcite di qualsiasi cosa, tipo Kinder, qualsiasi cosa della Kinder, Mars, Twix, le più grandi puttanate. Pippo. Le più grandi puttanate le potete trovare all'interno di questi bomboloni, di questi croissant e quant'altro. Quindi adesso andremo lì, prenderemo la macchina che si trova qui sotto e prenderemo un po' di assaggi, giusto per diversificare le cose. Sono pesanti, però vabbè, ce li porteremo a casa, anzi li porteremo direttamente ad Awed. Perché è la nostra, è brutto dire, ma la nostra fogna. Esatto. E basta, ragazzi, vi faremo vedere che cazzo prenderemo e soprattutto i gusti di tutte queste cose. Vi portiamo con noi da Mergellina Bakery, ragazzi. In bocca al lupo e buona fortuna. Ma ragazzi, glielo diciamo. Era una sorpresa, però ragazzi abbiamo preso questa, dai. Guarda qua, dada. Vi pare che abbiamo preso Lamborghini? Non è ancora il giorno. Che vita di merda, Daniele. Fanculo Lamborghini. Questo. Non ce ne frega un cazzo del Lamborghini. Oh, adesso non andiamo da Mergellina Bakery. Oggi dada vogliono farci sentire in colpa per la macchina di merda con cui giriamo. Cioè, assurdo. Oh, datevi una calmata, eh. Non è che dobbiamo andare in giro e sentirci delle merde. Ci siamo, dada. Al tramonto quasi siamo arrivati a Mergellina Bakery. Comunque il posto è questo qui, ragazzi. Siamo praticamente in zona Navigli. Se proseguite di lì arrivate in piazza 24 maggio, zona Navigli. Tra l'altro, ragazzi, lì, esattamente lì, c'è l'università di dada. Perché non so se lo sapete, ma dada è iscritto alla Bocconi di Milano. Complimenti dottore, è un piacere averla qui. Entriamo? Bocconi, tra l'altro, corso fitness. No, quello tutto in inglese. Eppure, devi renderla un po' credibile la cosa, eh. Cosa? Relax your shoulder. Sì. Oh, dada, sei pro. Io sono a posto adesso. Cioè, ho voglia di dolce. Io no. No, sono pieno. Sì, ma Mergellina Bakery. Ci sta. Vedrete, ragazzi. Qualcosa di troppo. Di troppo sfizioso. Proprio, infatti. Food porn. Vediamo uno spoiler. Quando apri la scatola. Sì. C'è la frase. Food porn. Scusate, sì, questo è food porn. Scusate se è porno. Scusate se è porno, bravissimo. Esatto. Perché è proprio porno. È proprio porno, vedrete. Centra il viso nella ciambella appena entri, per favore. Vediamoti. Dada. Che coglione. Comunque lì c'è scritto tutto il porno di cui hai bisogno. Tanta roba. Entriamo. Cosa stai facendo? Non funziona. Una sala giochi. Guarda qua tutte le bibite. Mamma mia, anche qua c'è un botto di roba. Bibita Chupa Chups. Guarda la roba che c'è qua, dada. Guarda queste patatine. Mai viste. E tutti i cereali. Fanno anche salato. È nuova sta cosa. Non lo sapevamo. Fanno anche salato, ma siamo qua per il dolce noi. C'è tutta la roba salata, non lo sapevamo. Guardate che coduri, ragazzi. Tanta roba, troppa roba. Guarda Nathaniel come se la spassa. Vedete, dada a quell'età, ragazzi, che ormai ride per questi video, capito? Uno deve aprire birre. Guardate il locale comunque, che bello, cazzo. Molto carino, ci sta. Non avevo visto quello precedente, però questo è molto bello. Praticamente puoi scegliere cornetto, bombolone, ciambellone, pancake. E questi qui sono tutti i gusti. È Pippo, Kinder Bueno, Kinder Celari, Carz, Brioche, Duplo, eccetera eccetera. Io li ho presi quasi tutti praticamente. E in più hanno aggiunto tutta questa parte salata e questa parte anche di, dov'è? I cereali. Se volete invece drogarvi, c'è questa canapa legale qui.
Patrick. Non è persone che passano intanto ci vedono sgarrare così. Guarda che box, bella, eh? Sì. Tanta roba. Vai, apri. E la Madonna. Guarda questo, è proprio con la merendina intera. Sai che facciamo veramente schifo. Tutto il porno di cui hai bisogno. C'è scritto anche qua, tra l'altro. Tutto il porno di cui hai bisogno. Vara lì, Daniele. Andiamo, andiamo. Su questo? Quale? Guarda, ti poso anche i pancake proteici. Quella che stavamo provando, che non abbiamo assaggiato. No, l'abbiamo assaggiata, una sì, sì. Andiamo e mangiamo. Stiamo andando a casa mia, ragazzi, perché le giornate durano un cazzo e c'è troppo buio fuori, quindi non si vedrebbe nulla. Che professionali che siamo. Questa è la nostra merenda pomeridiana oggi, da accompagnare con un bel caffè. Lo sei. Ma stai zitto. Fermo! Pirla, siediti. Guarda qua, love box per le persone innamorate come noi della vita. Forza, Daniele. Vuoi un coltello per tagliare? Cosa vuoi? Sì, un coltello. Coltello? Una sì, una forchetta. Una forbice. Posso partire? Parti. Guarda che illuminato che sei. Sembra la pelle bellissima, no? Sì, sì, è la pelle incredibile. Sì. Guarda lì. Vado. Vai. Ah, inizi con i pancake? Sì, eh. Vai, pancake con il duplo questi. Bravo, bravo, dada. Avevo sbagliato, dovevo mettere il Kinder. Ah, no, qui è il Kinder Bueno. Sì, sì, prendi anche il duplo. L'ho tagliato apposta. Cioè, per mangiarlo assieme? Sì. Vai. Che schifo. Tutto assieme, dada. Bravo. Com'è? Buonissimo. Da 1 a 1? 10. Senti che impastato che sei. Può dire che ne ho sborrata proprio. Certo che si può dire per i nostri amici. È proprio incredibile, eh? Cosa fai? Te lo sto preparando. Ma lo faccio dopo, mangia gli altri. Intanto, facciamo tutti. Ok, ce l'hai già pronto. Grazie mille, gentilissimo. Vai. Quale fai adesso? Questo. Questo qua che cos'è? Il Kinder Bueno? Cornetto con Kinder Bueno. Vediamo dentro com'è. Dai, ma che schifo. Cioè, che schifo in senso buono, ovviamente, ragazzi. Madonna. Questa è una sgarrata? Questa sei sgarrata. Vai. Vado, eh. Vai. Prendi un pezzo. Com'è? Dopo devi dire anche qual è il più buono, secondo te. Questo è buono buono? Il più impastato. Buono? Tanta roba? Perché? Perché le robe proteiche non sono... Beh, le robe proteiche così spero non sono male. No, perché non sono fatte così? Sarebbe un mondo migliore, effettivamente. Al posto di mangiare pollo e riso, io, per avere un fisico in forma, preferirei mangiare questo. Certo, grazie al cazzo. Cavolo. Vai, vai di prossimo. Calma, che sono già pieno. Allora facciamo 2-2? Bravo. Dai, facciamo un attimo cambio, se no... Guarda che illuminata. Se no Dada esplode. Ma provi i tuoi stessi o... Gli stessi, sì, gli stessi, dai. Vado di pancake, il primo che ha provato Dada. Questo fa bene, ragazzi, veramente prosecco. Sì. Hai messo la cremina anche, c'era? Dai. Ma perché così chimico? Prendi la cremina lì, quella è incredibile. Ma cosa sono poi queste goccine di cioccolato? Guarda. Non si può. Devastante. Ecco perché schimicavamo così. Bastardi fatti che eravamo un tempo. Un tempo, ragazzi, si migliora sempre. Ci siamo lasciati alle spalle il nostro passato. Esatto. Vado di cornetto. Guarda qua. Cornetto con il Bueno. Contro la polo. Ti ho detto che... Mamma mia. Questo ci vuole. Questo non va giù, è malto. Ma ti si appiccica malto, veramente scusami. Nel palato? Malto? Che cazzo sto dicendo? Malto non è quello per fare la birra. Buono buono, eh. Ce l'ho dato già la testa sti zuccheri, eh. Dada, dobbiamo far cambio. No, fai tu gli altri due. Subito. E non ha senso allora. Scusa. Vabbè, vado. Ah sì. Kinder Cards. Taglialo a metà. Che così, in modo tale che il nostro amico Awez possa mangiare la metà buona. Taglio anche a metà il Kinder Cards. Sì sì, no, io intendevo il... Ah ok. Ciambellone di Kinder Cards a metà. Dentro è ripieno. Guardate. Vado. Vai. Prendo anche il Kinder Cards, ovviamente. Sì, ovvio. Non ce la faccio. E te preso un pezzettino, dovevi prendere, te credo. Guarda, guarda, guarda. Ci sto ancora più allappante. Mamma mia, guarda. Sto soffocando, Non riesci neanche a mandarlo giù. Buono, ma preferisco quelli di prima. Ok, un po' più asciutto. Un po' più asciutto, però buono comunque, Però quelli di prima devastanti. Oh, i pancake. Buoni, pensavo di no, ma erano sono buonissimi. Sì. Buono, vado di un altro? Vai. Questo è assurdo. Vado di questo? Guarda. C'è la brioche intera sopra e la crema di marmellata sotto. Cioè, devastante. Diverso dagli altri perché almeno non è cioccolato. Taglio così? Sì.
E dentro immagino che questo cazzo di bombolone è ripieno anche questo. Dai, vado. Dio besti, sto facendo veramente fatica. Taglio un pezzettino. Buono, ma molto meno schimicoso rispetto agli altri. Okay. Marmellata, se uno la mangia così, è anche abbastanza sana come cosa. Cioccolato, tanta roba. Ci teniamo Nutella Biscuits come mostro finale. Dai, ce lo teniamo per... Adesso tocca a te. Gli altri due. Con i due che ho appena assaggiato, vediamo cosa ne pensi. Ragazzi, goccio d'acqua per digerire, se no col cazzo che ce la faccia. Oh, è difficile. Cioè, ce ne prendi uno, ne basta uno di questi. Ma fai fatica a mangiarne uno. Ma veramente, cazzo, fai fatica. Oh, o mangi solo quello, è quello il tuo pasto. Un giorno farò. Mirti, cosa vuoi, Mirti? Vuoi anche tu questi bomboloni? Vieni. Ma cosa vieni? Vieni, vieni dallo zio. Sì, dallo zio che ti vuole uccidere con queste cose. Un po' di cose, vieni dallo zio. Smettila. Un pezzettino. Devono farli anche per i cani, cazzo. Guarda, guarda come lo vuole. Guarda, dai, vieni. Basta, Mirti. Quale vuoi? No, Dadda, guarda che se lo prende. E lo mangia? No, Dadda, il cioccolato non può mangiarlo. Lo so, sì, vuole. Piangi, bastardo. Non vuole. Vai. Cosa devo mangiare? Quello che vuoi, Daniels. Questo era. Sì, esatto. Eccolo io. Sì. Prendi però il Kinder Cards. Prendi un pezzo di Kinder Card. Bravo, molto friabile. Com'è? Buono. Buono? Sa bombolone. Ma rispetto agli altri? Buono, uguale. Uguale? Sì. A me piaceva un po' di meno, vedi? Anche qui abbiamo delle differenze di gusto. Passa al brioche lì, con la marmellata. Ma mangialo tutto. Ma smetti. Ma non tirarti indietro. Cosa cambia ormai? Abbiamo fatto schifo oggi. Sentite i sospiri di Dadda. Quella è la cosa più friabile che esista in natura. Sì. Guarda, si spezza in tutti i modi. Com'è? Buono, dai. Buono, però preferisco sì. Gli altri. Cioè, se devi fare schifo, fai schifo con il resto. Sì. Saluti, coglione. Saluta mia sorte. Mirti, smettila. Oh, mostro finale, Dadda. Mostro di Loch Ness. Questo bisogna farlo vedere bene, perché penso che al momento del taglio ci sarà una fuoriuscita di cioccolato. Dici? Cosa dico? Guarda, già. Allora, questo lo spostiamo. Ci sono due Nutella Biscuits, attenzione. Guarda. Questo quindi è fatto proprio di Nutella. Questo è tutto Nutella. Questo proprio fa schifo, Senti, non si sente neanche il rumore del taglio. Guarda lì, mamma mia. Vai, Dadda. Questo secondo me sarà il più buono, Ho questa sensazione. Comunque la Nutella fa sempre la differenza. Domani ci svegliamo con 200 brufoli, lo sai? Com'è? Devastante. Come vuoi che sia? Cazzo. L'unica persona al mondo che taglia i biscotti col coltello. Buono questo? Over the top rispetto agli altri o al pari merito? Un po' di più? Un po' di meno? Tu ci capisci tutto così. Tutti simili. Sì. Comunque. Vai. Mostro finale, Dadda. Vabbè, il taglio l'hai già fatto vedere tu, guarda qua. Ancora una volta. Mangio un pezzo così perché sto scoppiando. Stai scoppiando, esagerato con gli altri. Cosa vuoi dire? La Nutella, ragazzi. Veramente buono anche questo, ma il mio preferito rimane questo, cazzo, non so perché. Perché ormai sei entrato in quel mood fit che non ti porterà via d'uscita. Pancake. Ma non è che il pancake è buono, è che la cremina sopra che è vergognosa. Devastanti, pancake che non li stavamo nemmeno prendendo. No, all'inizio mi ha detto non prenderli. Non prenderli, sì. La cosa più buona. Quindi ragazzi, se andate anche il cornetto però. Sì, quello sì. Se andate da Mergellina Bakery, prendete i pancake, ragazzi, fidatevi dei nostri consigli. Non ve ne pentirete. La Daniel! Guarda. Già i brufoli. Già stanno venendo fuori. Già i brufoli stanno venendo fuori. Allora, ragazzi, tiriamo le conclusioni di questo video. Tutto buono. Tutto incredibile. Tutto buono. Tutto non c'è. Tutto chimico, tutto buono, tutto cioccolatoso, tutto. Veramente, veramente buono tutto quanto. Un po' di meno quello alla marmellata, ma non è che è meno buono. Semplicemente sì. Il cioccolato è più sfizioso, solo quello. Per il resto, gli altri quasi tutti a pari merito. Forse io personalmente un po' più quello alla Nutella, ma sì, tutti anch'io, uguali. Anch'io pancake, sì. Cornetti. Un consiglio, volete fare una bella figura domenica mattina? Andate a pranzo dei parenti, genitori, portate ste robe. Io ho il posto di un, come si chiama, un vassoio di pasticcini. Al posto dei soliti classici pasticcini che hanno rotto il cazzo a tutti quanti, diciamolo. Prendete 6-7 di queste, sapete che bella figura, no? Sì, è vero. Ascoltate i consigli di zio Dada, mi raccomando. Prezzo complessivo, ho speso 21 euro. 5 a cosa? 5, 10, 15, no, 20. Un po' meno. No, quando abbiamo preso? 5 ne abbiamo. Ah, 5. Quindi 4. 4 e 5, ah no, 4. 12, scusate. 4 euro qua ci sta, giusto? Sì. E basta, siamo soddisfatti di questa giornata sgarrosa. Buono come prezzo. Buono, 4 euro una brioche, va bene, al bar costa 2 euro, ma non è la stessa cosa. Oh, Dadda,
Grazie di cuore. Voto? Voto? 8. 8 per forza. Angelina, sì. Assolutamente sì. Ragazzi, grazie di cuore per aver visto il video fino a qui. Dada, grazie di cuore grazie per avermi accompagnato in questa esperienza onirica. Ragazzi, grazie a voi e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti come sempre. Adios e hasta luego.